Mamma mia ragazzi, mamma mia, che squadrone, che cosa hanno fatto? Che vittoria di Elisa Balsamo, campioni del mondo. Ben ritrovati a tutti in questo nuovo video. Quest'anno vinciamo tutto, mamma mia. Cioè, quest'anno veramente vinciamo anche le gare in cui non partecipiamo, un altro po'. È un qualcosa di pazzesco, incredibile, ma la vittoria delle ragazze oggi, cioè le lacrime delle olandesi. Delle olandesi, dopo il traguardo, spiegano tutto. Perché? Spiegano il fatto che hanno scattato, scattato, scattato. Cioè, Annemiek van Vleuten credo abbia fatto 15 scatti, 10, 15 scatti, non lo so. Non è riuscita a portare via un gruppetto. Si è arrivata in volata, gruppetto compatto, un lavoro fenomenale di una squadra fenomenale. Elisa Longoborghini, penso che meriti metà della medaglia d'oro di Elisa Balsamo, una Longoborghini che è stata capace, dopo tutta la fatica che ha fatto, dopo che tutte erano morte o quasi, praticamente a livello proprio di forze, di gambe, è stata capace di scattare praticamente, di mettersi a ruota e quindi di tirare la volata ad Elisa Balsamo e di fare il buco. Solamente Marianne Vos è riuscita a mettersi a ruota di Elisa Balsamo, dopo che inizialmente in realtà era rimasta un po' dietro, era rimasta un po' bloccata quasi, ma poi ovviamente con la sua rapidità, essendo Marianne Vos in un arrivo in volata, credo la più temuta, ovviamente riesce a riportarsi e lì tutti abbiamo detto: cacchio, sarà veramente dura. Poi, quando comunque dalla camera frontale parte Elisa Balsamo, vedi Marianne Vos che esce dalla sagoma dell'italiana, la affianca, sembra superarla. Io ho detto lì: cacchio, è fatta per la Voss, bravissime comunque gli italiani. E invece no, cioè la Balsamo è stupenda, bravissima a tenersela dietro. Marianne Voss quasi l'affianca, ma non riesce a superarla e alla fine deve desistere. Cioè, io lì sono saltato, esploso di gioia. Non immaginate mio nonno cosa cavolo ha combinato. Cioè, non esultava così nemmeno all'europeo, ha esultato così perché all'europeo ovviamente per qualche acciacco che aveva, a causa di qualche acciacco che aveva, non è che potesse fare molto, ma oggi veramente anche lui è rimasto sorpreso perché quando ha quelle reazioni so che è sorpreso, so che non se l'aspetta, ma mamma mia ragazzi, mamma mia, e questo infonde una fiducia, mi mette una carica per la gara maschile di domani. Anche se so che è molto difficile, sì, Van Aert favorito, ci sono altri che sono più favoriti, veramente ci sentiamo da italiano quest'anno, almeno quest'anno, mi sento in grado di vincere tutto. Veramente, anche le gare in cui non partecipiamo, veramente mi sento in grado di vincere tutto. Mamma mia, che emozioni, ragazzi. Andiamo a ripercorrere un pochino gli ultimi chilometri, anche perché il copione di questa gara, un percorso stancante, sì, ovviamente, perché una volta che fai e rifai comunque lo stesso circuito più volte, muri, strappi che quando inizi ad essere a corto di gambe comunque te le finiscono di distruggere, ovviamente, ma non è stato un percorso troppo selettivo e l'abbiamo visto grazie all'arrivo, grazie al fatto che le ragazze sono arrivate in volata. Ovviamente il gruppo da quello che era all'inizio della tappa si è andato spezzando nel corso della stessa, come è normale che sia, perché non possono arrivare in volata non so quante cicliste siano, ma comunque tante cicliste. Ma ripeto, le nostre veramente MVP di giornata indiscusse, oltre proprio l'oro della Balsamo. Oltre l'oro della Balsamo, tutta la squadra italiana è MVP di giornata. Anche ad esempio una Maria Giulia Confalonieri, non mi veniva il nome, che è stata lì fino alla fine, era con le migliori, veramente grandissima. Ma anche il lavoro ad esempio di Vittoria Guazzini, che prima, nei chilometri prima, insomma, si è spesa per le nostre, sempre lì a tirare, a fare il lavoro per le altre, veramente instancabili. Instancabili lo sono state anche le olandesi, che ripeto, sono quelle che sono state
più attive proprio negli scatti, soprattutto negli ultimi chilometri. Ripeto, Van Vleuten più di 10 scatti sicuri, Van Dijk. C'è stato un inconveniente per Vollering, con la bici, è successo un mezzo casino, insomma un problema al cambio credo abbia avuto, altrimenti ci sarebbe stata anche lei. Però veramente abbiamo risposto a tutti gli attacchi lì, pronte. C'era sempre un'italiana che andava a chiudere il buco, sempre, 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 dappertutto. Cioè, non sembravamo le 4-5 rimaste nel gruppetto finale, sembravamo veramente 30, perché eravamo da tutte le parti. Incredibile. Ci sono ovviamente durante la gara, soprattutto negli ultimi chilometri, scatti, controscatti, fughe che tentano insomma di andare via, vantaggi che arrivano a 50 secondi, un minuto, poi vengono riprese, poi qualche scatto come quello della spagnola Garcia che aveva solo quella di fatto come carta, ossia l'attacco da lontano e sperare che accadesse magari una cosa simile a quanto visto a Tokyo 2020, ad esempio alle Olimpiadi, in cui si sono dimenticate praticamente di Kiesenhofer che andò a vincere in solitaria, senza opposizione da parte delle sue avversarie, insomma. Quindi non è successo, forse memori di quello che è accaduto alle Olimpiadi. E Garcia, dopo comunque un bell'attacco e qualche chilometro in cui è stata lì davanti, una buona gamba, viene ripresa. Marlen Reus ad un certo punto non riesce più a tenere il ritmo del gruppetto davanti e si stacca. La Longoborghini intanto continua il suo lavoro favoloso, bravissima Elisa Balsamo che riesce a rimanere lì sempre e comunque, come ho già detto. E di fatto, come ho già detto, le olandesi è stato questo il canovaccio di questi ultimi chilometri. Le olandesi che cercano di portare via un gruppetto, ma non ce la fanno, punto. E poi si arriverà in volata. Il gruppo è nuovamente compatto dopo qualche scatto ai meno 3 km. Manca un ultimo muro, il muro di Sant'Antonio, o chiamato anche ovviamente in belga, San Antonisberg. Gli olandesi anche lì tentano un'ultima azione, ma devono desistere perché prima di tutto c'è la stanchezza e poi vedono che nessuno riesce, cioè che non riescono proprio a fare il vuoto e quindi si devono rassegnare, tra virgolette, al fatto che si arriverà in volata e tutte le carte sono ovviamente, tutte le speranze sono puntate su Marianne Vos. Si arriva in volata quindi, ripeto, Longoborghini mostruosa semplicemente, fa il buco. Voss dietro, affianca Balsamo che parte un po' più lunga di quanto avrebbe voluto, in realtà perché la Longoborghini veramente non ce la faceva più, gli fa segno con la testa, se non erro, di scattare perché veramente non ce la faceva più. Cioè, come non capirla, ma Elisa Balsamo scatta ovviamente di botto, quindi anche quello forse che magari prende un pochino di sorpresa Marianne Voss, che l'affianca, 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 sembra sorpassarla, ma non ce la fa. Non ce la fa. E lì io, ripeto ancora una volta, sono rimasto veramente così. Cioè, tra la gioia e lo stupore, a bocca aperta, grandissima Italia, grande i grande Italia. Ancora una volta, campioni del mondo, per la terza volta in questi mondiali, dopo Filippo Ganna, dopo Baroncini, ieri in Under 23, e non dico nulla, attendiamo la gara regina di domani. Vi ricordo ancora una volta di lasciare un mi piace, iscrivervi, attivare la campanella, ovviamente, ditemi la vostra qui sotto nei commenti riguardo questa splendida giornata ciclistica. Al prossimo video e forza azzurri!